Vecchi, oggi non ho davvero voglia di fare un cazzo. Sapevo che sarebbe arrivato questo giorno. Speravo arrivasse un po' più tardi. She tries to please herself too much, and I said... Già ci ho marciato sopra dividendo in due il vlog dell'altro ieri. Baby, why be this way? E quindi non mi sono proprio preso una pausa, perché secondo me una pausa è un periodo che una persona si prende per recuperare. E quando una persona recupera, la testa sa di farlo. Quando invece una persona cerca di fare qualcosa e non riesce a farla, è solo un giorno sprecato. E noto che man mano che vado avanti con le giornate, questa cosa di vlog, di video, mi prende sempre di più dal punto di vista mentale. E dal punto di vista dello stress, dell'organizzazione. Perché voglio sempre trovare argomenti nuovi di cui parlare. Si tratta tutto, secondo me, di trovare l'equilibrio e di dare il giusto valore alle cose. Però ho notato anche un'altra cosa. Un'altra cosa molto importante per quanto riguarda questo format, ovvero il format dei vlog. Provo a fare uno schema. Adesso vediamo. Che mi accade durante la giornata. Esperienza. Esperienza. Qui invece il tempo che mi serve per raccontare il vlog, no? Raccontarlo, montarlo. Sono tutti e due assi in cui l'unità di misura è il tempo. Mettiamo che ci metto tanto tempo e quindi prendiamo un intervallo a fare vlog, no? Quindi impiego tanto tempo della mia giornata per realizzare, pensare e riprendere i vari vlog. Vuol dire che a questo equivale poco tempo per fare esperienze, per fare cose durante la giornata in generale, e quindi siamo in questo range qui, no? Quest'area è l'area che mi rappresenta in genere, ovviamente, più qualità, più aspettative, meno esperienza. Quindi io faccio effettivamente in modo proprio assoluto meno esperienza, che sarò praticamente sempre in casa o a girare o a fare vlog, e ovviamente più stress. Al contrario, se io impiego meno tempo per fare i vlog, quest'area, e più tempo per fare esperienze, quest'area cosa mi rappresenta? Meno aspettative, però avrò anche meno qualità, più qualità del tipo delle esperienze, no? Quindi racconterò cose più belle, in poche parole, e meno stress.
Questo però è un'altra cosa negativa, potrà essere che io non garantirò il vlog giornaliero, magari non riuscirò a farlo giornaliero il vlog, quindi no vlog giornaliero. Vabbè. Quindi quella è la soluzione, ovviamente la soluzione è quella che sta sempre al mezzo, no? Si troverà tipo qua, ed è per questo che la cosa più importante è l'equilibrio. Il problema è questo. Allora, perché? Volevo dire perché io in questo schema del cazzo, che però riassume molto bene tutto quello che crea questa situazione, ho aggiunto le aspettative, la voce aspettative. Allora, perché le aspettative sono quelle che a cui consegue lo stress e il benessere. L'aspettativa secondo me è molto importante, perché nel momento in cui io impiego un sacco del mio tempo, un sacco delle mie energie per creare un qualcosa che poi non rende come vorrei, questo non è proprio uno spreco di tempo, ma è un impiego di tempo a basso rendimento, che crea stress e che ovviamente per forza di cose fa perdere la voglia di continuare. Un buon video, un buon vlog, secondo me, è una tipologia di vlog che ti prende poche ore al giorno, sia di impegno che di stress che di aspettative, perché con poco, ovvero magari con 2-3 ore utilizzate, hai portato a casa la pagnotta. Il risultato cosa vuol dire? Se tu vuoi fare un vlog giornaliero, sì, ok, ci starai sotto magari tutto il tempo con la testa. Io effettivamente sono una persona che io la mattina mi alzo e penso a come attualmente, a come registrare il vlog della giornata. Questo effettivamente non va bene, perché ti toglie praticamente la testa da tutto il resto delle altre cose. Se io faccio un discorso mentre sto pensando a che riprese potrei fare, agli argomenti della giornata di cui parlare, se mi chiedono qualcosa, se parlo con qualcuno, come ho detto a Gianmarco l'altro giorno, e rispondo con e quindi no, non va bene questa cosa qua, e continuo a dire questa cosa qua, mi sta sul cazzo troppo. Se io invece do la giusta aspettativa, o anzi metto meno aspettative, quindi meno impegno, ma non dico meno impegno in termini qualitativi, ma proprio io lo attribuisco, il meno impegno, a tutto questo mondo che è il vlog e alla realizzazione di esso, secondo me potrei trovare un giusto equilibrio e una maggiore soddisfazione. Cosa fare quindi? Fare altro. Secondo me la risposta è: bisogna tenere la mente occupata con altre cose per poi rendere al meglio e avere aspettative migliori quando fai un vlog giornaliero. Non puoi fare un vlog giornaliero facendo solo il vlog. Per assurdo, cioè, non ha senso. Però effettivamente quello che secondo me aiuta è che tu stacchi proprio. Il cervello non è più inceppato, magari non si ritrova più inceppato magari dopo una settimana a pensare sempre alle solite cose. Quindi la risposta secondo me è: per dare il giusto valore alle cose e le giuste aspettative bisogna, e per ridimensionare il tutto, e nel mio caso devo fare altro, devo tenere il cervello impegnato in altre cose. Non mi ricordo adesso chi fosse, penso Arthur Rubinstein, pianista universalmente riconosciuto come uno dei più grandi pianisti di tutti i tempi, penso a cavallo tra l'8 e il 900, che diceva: non ha nessun senso studiare per più di 4 ore, perché il resto della giornata tu devi utilizzarlo per viverla. Perché sennò quando tu vai a suonare e a fare il concerto e a esprimere le tue emozioni, che cazzo di emozioni vuoi avere se hai passato tutte le giornate tutto il tuo tempo al pianoforte a schiacciare tasti? Quindi se lo dice una persona del genere, che è arrivato dove è arrivato, magari noi siamo tutti dei coglioni che ci impegniamo così tanto per cercare di ottenere delle cose che poi alla fine ci inceppiamo.
car tripping, now I'm blue. Mega man, I can't wait for losing, cause I got too many haters, man. Used to be the paper boy, grew up now.